Gentile pubblico di Torte di Riso, benvenuti alla seconda parte dell'omonima trasmissione. Studio Andrea Ceccon ed Enrique Balbontina, a commentare la solita bella cariolata di video che ci portano tanto autolesionismo, tanto senso di umiliazione, tanti drammi infantili, tanti traumi facciali, tante brutte figure. Questa gente è stata tutta largamente ospedalizzata e quando i parenti andavano a trovare in ospedale gli chiedevano: come stai? E loro rispondevano: mi fa male solo quando rido. E noi possiamo solo dire: quanto ridere! Oggi, signore e signori, puntata speciale. Oggi abbiamo due imbecilli del giorno. Quindi partiamo senza tema di smentite verso il primo imbecille del giorno. Siamo in Francia, in un oratorio. Sì, in un oratorio di Bordeaux, l'oratorio di Dom Pérignon. Sì, esatto. Siete tutti imbriachi, marci. Si festeggia con la moto in un oratorio. Ma chiaro, entri in parrocchia con la moto, sfasci tutto e te ne vanno. Bravo! Era il primo imbecille del giorno. Ma schizziamo subito alla prossima rubrica che si chiama Cambia lavoro, che è meglio. Vediamo questo che si è dato. Gli è andato un pezzo di uomo e si è rimasto male. Sì, non l'ha presa benissimo. Va giù come un pioppo. Cambia lavoro. Questo qua diciamo che ha già iniziato male. Perché voglio dire, sì. Questo, vediamo come finisce, soprattutto perché quello che ci interessa vedere. Meritava anche lui dei bei titoli. Va verso l'ambulanza, giustamente. Si porta avanti col lavoro. Il gruista sta sollevando la statua che troneggia nella piazza del paese da centinaia di anni. Per adesso tutto bene, diciamo. Ma mica tanto, mi sembra, direi anche, infatti, mi sembrava. No, non è male, però. Bravo, lì. Sei bravo a fare il gruista. Tutto il paese ne andava fiero di quella statua. Ma non devi cambiare lavoro, no, no, bravo. Bravo. Ma rivediamo i più fulgidi momenti di Cambio lavoro, che è meglio. Quante volte ce la siamo sentita dire questa a fine spettacolo? Belli. Chiamate gli avvocati, vi serviranno per la prossima rubrica Matrimostri. Eccolo, indeciso. Guardatelo, la classica pennolla, cioè lungo e avvelenato. C'erano già pochi invitati, uno di meno. Che bel complimenti per il coiffeuse. L'impassibilità del matrimonio, lui non ci gode molto. È il momento del brindisi. Sì. Si è visto, diciamo. La signora non fa una piega, deve essere abituata così a casa. Si è capito che era il brindisi. Oh, folli danze. Pazza che festicciola. Ha scagliato la partner, l'anziano. Caglia la vecchia per terra. Bello. Bacia corona. Bacia corona, bacia ma corona. Ma che matrimonio è questo? Non lo so, non riescono neanche, non posso neanche. Non posso neanche mettere la corona sulla testa per tutto l'ampollaggio che c'è là in cima. Stanno molto attenti alla capigliatura della sposa. Lei non tantissimo. No, lei un po' meno, diciamo. Guarda i bambini come la guardano. Purtroppo finisce lì, altre candele pericolosissime. Lo sposo non lo vedo benissimo, eh. Sono tutti incoronati, questi qua delle corone pigliano fuoco. Vai? Ma che rito, eh? Non lo so, quelli incoronati pigliano fuoco. È un rito proprio così, iconoclasta, diciamo. Ci sembra qualche suocera che rovina lo spettacolo. Peccato, sì. Ma guardate bene che faccia da imbecille che ha quello con la bottiglia. Sì, si vede, ma anche lo sposo, eh. Infatti, se lo merita. È così che ti vogliamo ricordare. Emozionatissimo. Lo sposo non lo vedo in formissima, eh. Non ha mai detto sì la prima volta. È la prima volta che dice. Sembra un briaco fradicio, in realtà, e va giù. Devo dire. Le gambe gli fanno Giacomo, subito. Al primo del primo tempo, sì, eh. Sì, sì. Folli corse di sposi. Gli sì. Tirano qualunque cosa, sì, giustamente. Hanno bulloni del 12. Cubi di porfido, e infatti. Lo sposo c'entra lo stipite. Bene, bene, però lo c'entra. Questo chi è? Un sosia di John Lennon. Sono anziani che si risposano. Mamma mia. Si faranno la luna di miele in ospedale, però. No. Se un cavallo che fatto triste. Da gente. Pensa, già ti sposi, in più ti fanno fare questa cosa qua. Ma pensa, cavallo sono degli invitati che si sono prestati a questa minimo pagliacciata. Della vita. Il cavallo di Troia, aia, lo chiamano, non si sa perché. Finisce in una pozza di sangue. Che bello. Ciao. Ma rivediamo i migliori filmini di Matrimostri. Il giorno più bello per noi.
fare una zoomata e sintonizzarci sul prossimo servizio che si chiama Il bello della diretta. Studio televisivo intervista a cantante Belloccio che se la tira come un elastico. Si spadroneggia, tutti gli occhi sono per lui. Vedete, il dibattito va avanti a mosce larme. Ma sì, rianima con un tavolino nella nuca. Bolas argentine. Bolas argentine in studio. Dimostrazione in studio. Beh, molto interessante, già veramente la lei cosa. Lei forse è argentina. Lui forse è cretino. Sì, sicuramente è imbecille. Si evira ed esce mestamente. C'è un temporale. Siamo in Irlanda, vedete, commento una partita di Serie D. Anche H, direi, visto il collegamento. Bella la diretta, eh. Lo intervista e gli dice: quanto ci hai messo a fare questa strada? Un poverino, non è facile, eh. No, un pomeriggio, ma 2 mesi e mezzo ce l'ho messo. Ah, l'ha presa bene, sì, adesso lo sgozzerà. Questo cosa vuole da noi, lo vuole soltanto il signore, lo sa. Perché lo fate lavorare come commentatore? Bella questa intervista. La regia ci va a notare una parentela di sopracciglia. La prende bene, comunque. Sì. Bravo! Di nuovo lui, quello delle bola. Dysfunctional lo chiamano. Ha messo a posto le parti basse. Un vede. Motivo ci sarà, ma riesce a disintegrare un tavolino. Vedete, no, bella incredibile. Un quoziente intellettivo di una talpa, veramente. Bravo! Bel piccinina. Ciao Funetta. Travolta dalla palla. Durata proprio poco anche in inquadratura. È bello della diretta. Ma rivediamo i migliori collegamenti con il bello della diretta. Questo era il bello, allora brutto con me. Ma facciamo vela verso la prossima rubrica. A volte un attimo. E la vita è una tempesta. È un lampo. Oh, guardiamo un attimo questo bambino, lo sta cambiando. Sì, pannolino. Mazza che loffa. Mazza, oh, corboro d'arco. Impari a cambiarlo così. No, giochi innocenti tra bimbi. Sì, però sempre con un sottofondo di violenza, sì, eh. Sì, però non sta toccando, se non facciamoci male. Violenza trattenuta, ma fino a un certo punto. Infatti preoccupatissimi soccorrono l'amico. Scagliato nella stradetta di sotto. Il bambino è molto attento a non si sa cosa. Cosa guardi, Gian Furetto? È veramente preso, rapito da qualche avvenimento. Eh sì, non so cosa succede, ma comunque gli arriva una cartella in faccia, così, gratuita. Un flemma accetta, diciamo. Si sta provando una specie di pentolaccia, sì, del Wyoming. Un due di marzapane, diciamo. Però il martello è vero, e guardatelo, vero, perché sì, questo è importante. Adesso lui lo fissa bene, chiaramente. Sono pronti, ok. È vai, molto vai, bene. Tre. Vai, Johnny. Non ce la fa. Ma più forte, Johnny, dai. Parte la testa del martello. Partita. E ha mutilato un parente. Bravo! Abbiamo un replay, in pieno, eh. Balle. Oh, baseball in famiglia. Baseball in famiglia che si tramuta presto in una tragedia. Poco base e tanto ball. Esatto, al primo colpo. Oh, finalmente una iniziativa nel basket nuova. Vedo basket una con gna in campo, gna, sì. Esatto, vedo una nuova specialità. Campo. Osserviamo questa nuova specialità, la gnagna fa acclamare il pubblico. Cosa sarà? Un'ancata in faccia. Di uno di 2 metri e 10, ma perché? Questo cerca parcheggio. Ma chissà, forse cerca anche rogna. Comunque c'è la telecamera, è in moto, vediamolo. A volte un attimo di assolutamente trovare perché a volte un attimo stirare dei panzoni. E quindi passiamo immediatamente a l'imbecille del giorno. Eccolo qua. Canotta grigia, pantaloni a quadretti. Mofezze da imbecille del giorno, mi sembra che sia tutto a posto. Anche gli amici sono in panda, sì. Basterebbe anche già questo. Ma ci puoi vedere il bianco. Esatto, si spezza una vertebra così perché è l'imbecille del giorno. Bene, gentile pubblico, in questa puntata abbiamo visto esperimenti stupidissimi. Granchi che stringono amicizie con surfisti. Ragazzine che ti fanno sperare che tua figlia almeno lei studi. Ma anche vecchi ubriaconi ai matrimoni. Vecchie bacucche scagliate a terra dai loro partners di danza in squallide balere. E tanti altri video che ci hanno fatto sganasciare. Quindi rinnoviamo l'appello. Non spegnete mai la telecamera. Andrea Cecon ed Enrico Balbo vi salutano perché il tempo è gaggolo e torta di riso è finita.